Buonasera Luca. Buonasera Flores. Buonasera Lutfak. Buonasera, mi senti? Sì, credo che la senta. Attima. Senta Lutfak, finalmente questa notte si deciderà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Certamente. Ecco. La partita è ancora molto aperta. Ah sì, eh? Ancora non si capisce se trionfa Donald Trump. Trump, posso invece sì. Batosta per Hillary Clinton. Quindi per lei di sicuro vincerà Trump? Dipende molto dal voto di Georgia, Virginia, sì. Carolina di Nord, sì. Carolina di Sud. Sì, questi per lei sono gli stati chiave. No, questi sono i nomi di fidanzati di Trump che penso siano stati chiave abbastanza. Va bene, ho capito, sì, chiaro. Fidanzate? No, ma era, sì. Danzato di Trump, buona parte di elettorato di Trump. Sì, va bene. Forse anche indiana una volta è stata chiave. Abbiamo capito, guardi, va bene. Ma lui non sapeva che era indiana. Perfetto. Pensava che era americano normale. Ho capito. Senta, si è capito il doppio senso del chiave? Perfetto, si è capito perfettamente. Senta, invece a proposito... Dico un'altra battuta sul doppio senso della chiave, No, basta così, è chiarissimo. No, invece a proposito del sessismo di Trump, secondo lei favorirà la Clinton? Io penso che donne americane mai voterebbero la Clinton, che è donna. Ah sì, perché? Perché è femmina ed è gelosa di altra femmina. Vabbè. Guarda scarpe con tacco, guarda tire... E dice, anch'io voglio. A lei l'invidia, secondo tu lei? Tu pensa se tutte donne americane dici che non vuole più Ford Fiesta, ma vuole Air Force One Fiesta. Vabbè, non credo. Diventa adesso. Subito crisi di garage americani. Ho capito, vabbè, una visione un po'... Però, senta, Lutfak, che cosa succederà con Trump? Cioè, c'è il rischio di una guerra atomica? Assolutamente no. Ah, non c'è nessun rischio. Ah, bene. C'è certezza? Ah, sì? Ma anche se vince Clinton, c'è certezza di atomica? Ah, anche con la Clinton? Strano. Trump. Sì, Trump. Noi Trump. Noi diciamo Trump. Per primo bombarda Cina. La Cina. Mentre Hillary per primo bombarda Bill. Così impara a fare il farfallone di scrivania. Sì, è chiaro. E comunque, a parte atomica, io penso che donna non può fare presidente di United States of America. E perché? C'è già stato un negro, basta cose strane. No. Ciao Giova! Aspetta che... Devo togliermi quello che modificava il mio volto. Ciao Giova! Allora Giova, questa notte, in un modo o nell'altro, il mondo cambierà. Ora al momento pare che sia avanti Hillary. Pensa che cosa assurda, una moglie che diventa presidente degli Stati Uniti 15 anni dopo il marito. E in America è da sempre... una questione di famiglia, no? I fratelli Kennedy, i Bush, padre e figlio, i Clinton, marito e moglie. La carica di presidente negli Stati Uniti è come da noi lo studio del notaio, no? Se lo passano tra i parenti, è una casta. Mio nonno faceva il presidente, mio padre faceva il presidente. Io vorrei fare farmacia, ma poi chi la porta avanti la Casa Bianca? Capisci? Anche da noi in Italia ci abbiamo provato a creare dinastie nella politica, no? Il potere che passa di padre in figlio. Ma poi è uscito il trota e abbiamo capito che non siamo capaci. Non è capace. Ha provato anche a fare farmacia, Niente, non è capace mai. Comunque, io non so chi domani entrerà alla Casa Bianca, Giova, ma una cosa è certa, tra poche ore Barack Obama è sulla piazza. Segui un attimo il mio ragionamento, Giova, un momento. Ma non potremmo fare come nel calcio? Scusa, quando un campione italiano finisce la carriera da noi, no? Va a giocare gli ultimi anni in America, giusto?
Pirlo, Giovinco, Zenga, Donadoni, ma non si potrebbe fare lo stesso con i loro politici? Obama ha finito la carriera là, fino a fare il presidente da noi. Secondo me 4-5 anni sulle gambe ce li ha ancora. Voi direte, ma scegliere il premier così non sarebbe democratico. Eh sì, perché Renzi invece l'abbiamo scelto in modo democratico. D'altra parte Renzi Giova è da anni che vuole fare Obama. E prendiamoci l'originale, no? Sa anche meglio l'inglese. Comunque, intanto, domenica a Firenze si è conclusa la Leopolda, sai, il raduno dei militanti che sono in adorazione di Renzi, no? C'erano, Giova, era bellissimo, perché c'erano così tanti leccaculo che l'Arno domenica sera era a rischio esondazione causa bava. Il livello dell'Arno saliva, il livello dell'Arno saliva, ed era proprio saliva. Tu l'hai seguita la Leopolda, Giova? Era la settima edizione. A me è piaciuto, Giova, te lo dico, tantissimo l'intervento di Oscar Farinetti, il patron di Italy, no? Perché sul palco ha detto: dobbiamo tornare ad essere simpatici, molto. Però ci hanno messo solo 7 anni, ma alla fine l'hanno capito che stanno, come dire, sul cazzo a tutti. Dobbiamo tornare a essere simpatici. Dobbiamo, seguimi a Giova, dobbiamo tornare ad essere simpatici. Dobbiamo tornare. Scusa Giova, ma tu ti ricordi esattamente quando sono stati simpatici? No, forse è colpa mia che mi sono perso quei 30 secondi lì di simpatia sfrenata, perché magari ero in bagno. Dobbiamo tornare. Sì, buonasera Renzi. Ah, buonasera, sì. Dobbiamo tornare ad essere simpatici. Ah, ma in che senso? Non, cioè... Ma il problema non è mio. Ah no? Siete voi che non capite le battute. Cioè? Non è colpa mia. Ma in che senso, scusi? Perché, scusa, voi le chiamate come riforme? Non so, sì. Ma sono battute, è evidente. Ah, sì? Ah. Non fanno ridere? No. È humor nero. Giova, prima di chiudere ho visto Di Maio. C'è Di Maio in collegamento? Buonasera Di Maio. Ho visto Buonasera Di Maio, ho visto la sua ultima foto che sta girando in questi giorni, Di Maio. C'è lei in un ristorante che ride, tutto contento, accanto al fratello di un boss dei casalesi. Di Maio, non si confonda, guardi che lei è della Casaleggio Associati, non della Casalesi Associati. Sì, lo so. Lei ha detto che non sapeva niente, né di chi fosse il ristorante, né chi fosse lui, e né cosa ci faceva lì. Ha ragione, Di Maio, però partiamo un attimo da zero. Lei come uomo, precisamente, che cazzo sa? No, perché c'è qualcosa in cui è forte, fiori, frutta, città, animali. No, perché qualunque cosa faccia scoppia un casino, Di Maio, mi scusi, ora lei adesso dov'è? È a Londra? Cosa, è lì per, sì, farsi un selfie con Jack lo squartatore? Di Maio, guardi che io le voglio bene, Di Maio, io le voglio bene. Sa cosa deve fare Di Maio? Deve stare, basta che stia fermo, al buio, zitto, prima va alla grande. Mi tolgo un'ultima curiosità, Di Maio, se lei fosse americano, per chi voterebbe questa sera? No, ma non me lo dica, lo so, per la Clinton, perché lei è l'unico uomo al mondo indifferente allo scandalo delle mail. Non capisce quelle della taverna, figura di quelli di Hillary. Ciao Giova, ciao Dima!